obiettivo era quello duplice, non solo di portare, ovviamente di rendere disponibile, di rendere disponibili sentieri per chi veniva da fuori e quindi ovviamente raccontarli, ma anche direttamente, diciamo, cercare di dare un lavoro e forza a quelle attività che appunto con tanta difficoltà sono rimaste sul territorio. Per cui in primis la segnaletica è stata, diciamo, è stata realizzata dal falegname del luogo, così come diciamo poi la segnaletica orizzontale invece è stata realizzata grazie alla cooperativa del Ceresa, che è questa cooperativa nata proprio dopo il terremoto con ragazzi dei quattro comuni della comunità del Ceresa. E allo stesso tempo, diciamo, indirettamente ovviamente ha voluto portare il contributo alle attività del luogo, intese come ristoranti e ovviamente bed and breakfast, perché ovviamente l'opportunità che questo nuovo turismo, diciamo così, può avere lì dove la bellezza naturalistica è una delle cose poche cose intatte che ora abbiamo, ovviamente per noi è fondamentale portarla avanti. In questo senso di condivisione, appunto, è un po' con l'idea appunto di essere ponte, anche non solo tra due parti, ma tra i territori limitrofi, ovviamente. Quindi da una parte Acqua Santa, ovviamente, dall'altra con il Lazio. E attraverso, diciamo, il recupero dei diversi sentieri siamo riusciti anche a, diciamo, a far passare ad esempio ad Arquata il sentiero Italia, che prima non passava per Arquata, e che è proprio quel sentiero che ci collega poi appunto al territorio di Acqua Santa. Quindi questo ovviamente anche grazie al forte supporto della sezione Cagliacco. Quindi c'è anche stata una piccola scossa di terremoto, giusto per rimanere in tema. Ah, ecco, perfetto. Bene. Ok, scusate. No. Ecco, questo poi per farci ritornare proprio sulla realtà cruda di quello che è le difficoltà di queste terre, però ecco, l'importante sicuramente è rimboccarsi le maniche, ripartire tutti insieme, e come dicevo prima, noi, diciamo, ci mettiamo l'impegno sia noi che Acqua Santa, però ovviamente chi dà realmente gambe poi e realmente valore a questi progetti sono le persone che vengono su questi territori, quindi danno senso a quello e a tutti gli sforzi che stiamo facendo per portare avanti questi progetti. Quindi grazie a tutti, grazie in anticipo per quello che, insomma, già per chi già è passato da queste parti, perché per noi è veramente fondamentale la presenza di tutti. Grazie a te, grazie veramente a voi di queste testimonianze. Io mi sento ancora più felice e contenta di essere ora in questo progetto in cui appunto mi ha portato dentro Antonio, a cui darò la parola adesso. Però insomma, questo incontro, voglio dire, essere così in diretta per me è molto importante, molto emozionante, e sarò davvero